Teleduruti, una televisione monolocale. Trovate Dario Evola al posto di Fulvio Abbate, che vi guida per i misteri e le atrocità di questa città sublime e spaventosa allo stesso tempo. Per esempio, cerchiamo di capire a Piazza Farnese, avanti Palazzo Farnese, davanti Palazzo Farnese, guardate, in questo primo pomeriggio di fine agosto, tranquillo, deserto, cosa ci fa una Panda bianca parcheggiata nel centro di Piazza Farnese? Com'è possibile che una Panda bianca di almeno 30 anni fa, la guarderete, sia tranquillamente, indiscriminatamente parcheggiata al centro di Piazza Farnese? È un piccione, direte voi? Non è un piccione, è una Panda bianca. A chi apparterrà mai una Panda bianca di 30 anni fa a Piazza Farnese? Voi lo sapete? Ve lo sveliamo noi, Teledurruti. Solo noi possiamo conoscere i segreti e le atrocità di questa città. Appartiene a un nobile siciliano. Soltanto un nobile siciliano può avere il privilegio di essere l'unico cittadino a possedere una Panda di 30 anni fa e poterla parcheggiare al centro di Piazza Farnese. Inquadriamola meglio, passiamoci. C'è anche una lunga scritta, c'è anche un contrassegno per il lato. Il proprietario di quest'auto abita qui, ivi risiede, è un principe, ebbene sì, è un principe palermitano di antichissima famiglia siciliana. La storia, con le sue meraviglie, con le sue